Non basta demolire, occorre anche programmare la ricostruzione dell'Italia. Parole precise quelle pronunciate a Salerno dal leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, impegnato come Bersani nel rush finale della campagna elettorale in Campania, regione ritenuta più che strategica per l'esito del voto, in particolare al Senato. Sala del Teatro Agusteo piena per il governatore della Puglia, accolto dal segretario provinciale salernitano Michele Ragosta, anch'egli candidato alla Camera. Anche nel secondo capoluogo campano, dopo essere stato a Napoli, Avellino e Prato La Serra, davanti ai cancelli della FMA, la fabbrica di motori del gruppo Fiat, Vendola ha rilanciato i temi principali del proprio programma, ad iniziare dalla necessità di ritornare a parlare di lavoro. Per Vendola gli esponenti politici si sono comportati come degli illusionisti, facendo sparire questa parola dai loro comizi o dai loro programmi. È stato, diciamo, fatto un gioco di prestigio, opla, far sparire il lavoro. Per cui abbiamo discusso di, diciamo, del chiacchiericcio, del gossip, oppure delle trovate del grande imbonitore, no? Il televenditore, 4 milioni di posti di lavoro, il condono tombale per gli evasori fiscali, il condono edilizio, diciamo tutta la storia criminale del nostro paese radunata in pillole di spot elettorali da parte di Silvio Berlusconi, da ultimo la truffa di inviare a casa un finto modulo per il rimborso dell'IMU. Siamo, diciamo così, a un tentativo violento di inquinare la campagna elettorale da parte del grande corruttore, la classe dirigente più corruttrice e più corrotta della storia d'Italia. Prova disperatamente a salvarsi, sa che il popolo italiano sta per darle lo sfratto. Noi abbiamo il diritto di liberarci del ventennio berlusconiano. Hanno fatto troppo male all'Italia, hanno ferito la scuola pubblica, hanno devastato gli apparati della formazione, hanno precarizzato selvaggiamente il mercato del lavoro, hanno consentito lo sfregio all'ambiente, hanno, diciamo così, veramente fatto troppo male a questo paese. È bene che vadano via. E poi un appello a riconsiderare maggiormente ed in diverso modo il Mezzogiorno d'Italia. È stato nel ventennio berlusconiano, è stato oscurato, marginalizzato, umiliato, offeso. La Lega è stato il dominus che ha portato al governo del paese la cosiddetta questione settentrionale, e cioè un racconto carico di odio e di pregiudizi nei confronti del Sud, la voglia di produrre separazioni e lacerazioni nel tessuto di unità del paese. L'Italia non si può salvare per brandelli, l'Italia si salva se si rilancia nella sua unità con tutte le sue differenze come un protagonista della costruzione degli Stati Uniti d'Europa. Nonostante ciò, Vendola ha auspicato un risultato netto che possa assicurare la governabilità. Un invito al voto utile è giunto anche dal segretario provinciale salernitano di SEL, Michele Ragosta, comunque ottimista sul risultato della coalizione di centrosinistra, che vede insieme, oltre a Sinistra Ecologia e Libertà, anche Partito Democratico e Centro Democratico.